Ciao, Daddy! Che stai facendo? Oh, wuff! Ma sono foglie! Daggy le colleziona. Ma qui ne manca una, Daggy. Wuff! Quella è l'unica foglia che non riesce a trovare. A che cosa assomiglia? Quella foglia sembra un arcobaleno. Sì, Happy, quella è la foglia arcobaleno. È una foglia davvero speciale e molto difficile da trovare. Possiamo aiutarti a cercarla, Daggy? Tenete gli occhi aperti se volete trovare quella foglia arcobaleno. Foglia arcobaleno! Oh? Oh? Ti dispiace? Mi scusi. Non era quella giusta. L'ho trovata! Oh. È questa la foglia arcobaleno, Daggy? Uff, uff. Oh, wow. È una foglia tigre. Oh. Oh, è pur sempre una gran bella foglia. Andiamo, continuiamo a cercare. Sì. È questa qui la foglia arcobaleno? Oh, wow. Quella è una foglia di palma, la più grande che abbia mai visto. Non credo che entrerebbe dentro al libro di Daggy. Oh, wow! Ancora nessuna traccia della foglia arcobaleno? Wow! Adesso deve trovarsi qui nei paraggi, da qualche parte. Si è fatto un po' buio. Che cos'è stato? Forse c'è un mostro. Oh, wow. Daggy ha ragione, Lupetti. Non esistono i mostri. Oh, wolf. È solo un mucchio di foglie. Non è un... Mostro! Oh, wolf, wolf! Wolf! Cielo. Lo puoi aggiustare, Daggy? A wolf. Sembra che anche gli altri animali vogliano partecipare al raccolto. Daggy, possiamo raccogliere altro cibo? Mentre aspettiamo. A wolf. No. Presa. Mm-hmm.
Sì! Ciao, Dagi! Che stai facendo? Uff! Oh, Dagi sta piantando dei semi. Che cosa stai piantando, Dagi? Uff, uff! Cocomeri. Uff, uff! Pomodori. Uff, uff, uff! Patate. Uff, uff, uff! E cipolle. Cipolle! Adoro le cipolle! Possiamo piantare anche noi qualcosa? Uff! Sì! Io pianterò degli spaghetti! Sfortunatamente non si possono piantare gli spaghetti, Tag. Lo sanno tutti che gli spaghetti crescono sugli alberi. Cosa possiamo piantare allora? Principalmente frutta e verdura, Norri. Io pianterò una cipolla! Io pianterò una carota! Io un cetriolo! Una zucca! Io pianterò una fragola! Come si fa a coltivare qualcosa? Uff, uff! Ah, ma certo, ve lo mostrerà Dagi. Lui ha il distintivo dell'orto. Evviva! Uff! Per prima cosa, scavate una buca. Poi piantate i vostri semi. Ricoprite i vostri semi. Infine, date ai semi una bella innaffiata. Ora possiamo mangiare! Oh, wolf. Hai ragione, le piante hanno bisogno di tempo per crescere. Che cosa facciamo fino ad allora? Beh, le dovete proteggere. Da cosa? Dalle tigri! Dagli alieni! Dai dinosauri! Wolf, wolf! No, direi più dai parassiti, dalle lumache e qualche volta dagli uccelli. Oh! Ora dobbiamo fare qualcos'altro. Wolf, wolf! Oh sì, molte persone credono che le piante crescano meglio se si parla con loro. Di che cosa parliamo? Wolf, wolf! Di quello che vogliamo. Ciao, Zucca, qual è il tuo colore preferito? Per caso ti piace ballare? Sai suonare la chitarra? Perché non rispondi a niente? Andiamo a giocare a nascondino? Sì! Io ho un bellissimo maglione viola a casa, che indosserei tutti i giorni, ma non mi è permesso, a volte fa troppo caldo e mamma dice che non posso metterlo sempre. Allora, lupetti, ognuno di voi riceverà delle cesoie. Mi raccomando, fate attenzione. Dunque, quali sono le regole per le cesoie? Tenerle sempre dall'impugnatura. Giusto, Betty. Tenerle chiuse quando non le stiamo utilizzando? Esatto. Tenerle basse sempre di lato. Molto bene, Tag. Non correre con le cesoie. Molto importante, Rolly. Indossare un elmetto! Forse basterà seguire le altre regole per essere al sicuro, Happy. Woof, woof. Allora, avete le vostre cesoie e le siepi. Adesso potete cominciare con piccole sforbiciate, senza fretta. E potreste riuscire a fare una sfera bella come quella di Dagi. Oh, woof! Possiamo fare soltanto sfere? Oh no, ci sono tante altre forme che potete fare. Wow! Finito! Oh. Io ho fatto un quadrato. E io un ovale. Triangolo! Stella! Ottadecagono! Ha ben 18 lati! Accidenti! A quanto pare i lupetti hanno un talento naturale, Dagi! Wow! Facciamone degli altri! Sì! Penso di poter lavorare
questo? Piccolo, ma molto carino. Che cosa posso fare con te? Portarci con te a osservare gli uccellini, Daggy. Mm-hmm. Oh, uccellini! Oh, cielo! Shh. Sì, lupetti, se volete andare ad osservare gli uccellini, dovete fare molto piano, altrimenti gli uccellini voleranno via e non sarete in grado di vederli. Dovrete bisbigliare. Non è così, Daggy? Oof. Guardate, dovete fare piano, lupetti, o spaventerete gli uccellini. Mm-hmm. Credo che Daggy abbia avvistato un altro uccellino. Si tratta di Annie, lo struzzo. Sì, scusa, Annie. Daggy e i lupetti stanno osservando gli uccellini. Oh, bene! Ciao, Annie! Ciao! Oh, le impronte finiscono accanto a quell'albero! Ci deve essere qualcuno dietro! Non sono qualcuno, tesoro. Io sono Caterina. Uno splendido aggraziato fenicottero! Oh, cielo! Perché Caterina è così triste? Io sono la stella della squadra di nuoto sincronizzato dei fenicotteri. Ma sembra che non potrò esibirmi al grande spettacolo perché ho perso una delle mie pinne. Non preoccuparti, Caterina, la troveremo noi per te. Andremo alla ricerca delle impronte! Sì! È la pinna di Caterina! Ma come è finita qui? Oh! Ecco a te, Caterina. Oh, grazie, miei giovani piccoli lupetti! Ora parteciperai allo spettacolo, Caterina? Allo spettacolo? Oh, tesoroccia, io sono lo spettacolo! Wow!
Sì, stiamo seguendo... L'acqua! Viene succhiata lungo le radici fin sopra il tronco dell'albero. Ma l'albero non è bagnato! Perché l'acqua è all'interno dell'albero, protetta dalla corteccia. Cos'è la corteccia? Il ruvido legno che indossano gli alberi. Indossano? Come una specie di armatura? Oh, wow! Che cosa sono questi? Insetti. Che cosa stanno facendo? Alcuni di loro raccolgono le foglie dalla cima dell'albero, mentre altri vivono lassù. Vivono davvero sull'albero? Sì, un mucchio di animali. Fanno come questi picchi. E a te piace vivere su quest'albero? È uno dei migliori in giro. E cosa fanno questi scoiattoli? Si stanno preparando la cena. Gli alberi provvedono al cibo per tanti animali. Alcuni alberi fanno le noci, altri le bacche. Alcuni alberi fanno i frutti e altri addirittura le noci di cocco. Wow! Ci sono così tante foglie! Il che è un bene, Betty, perché sono molto importanti. Le foglie assorbono i raggi del sole, i quali li aiutano a crescere e purificano l'aria per farci respirare meglio. Possono diventare cibo per alcuni animali e offrire riparo dalla pioggia o dal sole. Gli alberi sono la casa dei ragni e dei pipistrelli e di ogni tipo di uccello, i quali possono vivere nello stesso albero per tutta la vita. E ogni albero ha il suo diverso tipo di foglia. Alcuni alberi perdono tutte le foglie in autunno. E quando arriva la primavera, ne crescono di nuove. Fanno la loro comparsa come piccoli germogli. Poi crescono e crescono finché non ritornano come erano prima. Le foglie sono fantastiche! Lo sono davvero! Quest'albero è altissimo! Lo è, Tag! Dalla sua cima si può vedere per chilometri! Oh! C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Oh. Daggy abbraccio.